rispondo alla Nestlé, che mi ha fatto dire attraverso un avvocato, Paolina Testa, di rimuovere i marchi Baci, Bacio, Perugine, eccetera, in quanto lei è proprietaria del marchio. Io non sapevo che la Nestlé era la proprietaria del marchio, perché se l'avessi saputo non mi sarei non permesso, perché ho timore, ma mi sarei tenuto lontanissimo da quel marchio, perché non sapevo molto della Nestlé, ma ho saputo anni fa una informazione sufficiente per farmi dire: ammazza la Nestlé, ma cosa sono? Nazisti? Cioè, Hitler cos'è? Un discolaccio nei loro confronti? Perché hanno fatto delle cose, non so se le facciano ancora, ma in passato hanno fatto delle cose, ma credo che le facciano ancora, non sono sicuro, ma insomma sapevo solo quella notizia lì. Per cui aver saputo che la Perugina si è fatta comprare dalla Nestlé, ho detto, accidenti, no? Siccome io ho già fatto il video utilizzando il marchio dipinto nel 93, non ci ho pensato. Insomma, morale. Ha suonato un motore. Morale, la Nestlé mi ha chiesto di togliere i marchi, no? Dicendo che io ho leso, poi insomma c'è scritto nel post tutta la lettera, quello che per chi volesse sapere com'è andata finora la mia corrispondenza epistolare con la Nestlé, l'ho pubblicata su Facebook per informarvi sui fatti, no? Inizialmente io ho fatto questo pensiero qui, mi sono detto, accidenti, cioè la Nestlé che c'è scritto, ho fatto una ricerca su internet e la ricerca, questo dato risale al 2004, sono passati altri 13 anni, per cui è probabile che sia anche più grande la fetta di mercato che ha raggiunto comunque la Nestlé, che comunque al 2004 il 40% dell'alimentazione mondiale, no? Prende dentro marchi a destra e a sinistra e li costringe a fare, addirittura ho scoperto che c'è un tipo di acqua che io compravo, perché non la comprerò più, mi sono preso tutta la lista dei prodotti della Nestlé e io farò in modo le prossime volte che faccio acquisti di eliminarli. Per cui comunque, tornando, mi impappino sempre, quello che volevo dire è questo, no? Inizialmente volevo impuntarmi, perché posso farlo io, gentilissimo avvocato Paolina Testa, sono un artista, io come James Bond ha la licenza di uccidere, io sono un artista e gli artisti hanno la licenza di vivere. Nessuno può andare da un artista e costringerli a vivere in un modo che non sia naturale per loro, come questo qua che suona, che non vede l'ora di andare a morire dall'altra parte, perché qui forse si annoia un po', no? Sarà 10 secondi che sta aspettando, è troppo, no? Hanno fretta di andare dove non c'è niente, no? Non sanno perché, ma in fretta. Mi hanno fatto perdere il filo, ma adesso io spero di averlo ripreso. La Nestlé, dicevo, allora io volevo impuntarmi e dire no, anzi, volevo caricare, perché potevo fare, poi mi sono detto no, ferma, loro hanno scritto un mucchio di inesattezze, non so se in malafede o in buona fede, lo sapranno veramente solo loro, ai miei orecchi e ai miei occhi che hanno letto è apparso proprio una balla incredibile, tipo che io avrei nociuto, si riservano anche di chiedermi danni, come c'è scritto, eccetera, così, una balla, cioè io sono un microbo, non mi vede nessuno, avranno comprato due o tre scatole di Baci, i miei amici e io compreso, per fare le cartine di questi falli, e secondo loro, loro che hanno il 40% dell'alimentazione mondiale, gli ho creato un danno. Cosa che non è assolutamente vera, io sono sicuro di avergli fatto un favore, di avergli fatto involontariamente una pubblicità che gli ha reso una simpatia che loro non hanno. Addirittura hanno detto che io ho contaminato, ho disturbato, ho fatto un grave danno alla loro
comunicazione romantica, il loro slogan romantico, una roba del genere, no? Loro hanno un romanticismo che io avrei illeso. Per cui, con cose del genere, l'ammirazione era: adesso io, da piccolo Pidocchio quale sono, da piccolo Davide quale sono, che si è trovato un Golia grande come le strade davanti, non scappo, ma facendo come il David, se proprio lui mi vuole rompere i coglioni, se proprio mi tocca affrontarlo, io faccio come ha fatto il David, mi continuo ad arrendere, a rilassare tra le braccia del mio Dio interiore, che nessuno può venire a togliermi, perché io so com'è la realtà. Per cui questa è l'ammirazione. Poi, nel pomeriggio, prima di fare questo video, mentre meditavo, ho capito una cosa, no? Ho detto: accidenti, sono caduto in una trappola. La Nestlé è venuta a pizzicarmi nella mente, mi ha detto: ehi, tu, così non puoi, e io: com'è, non posso, ma chi, ma come? E ho perso di vista per un momento la mano di quel sentimento che a ogni respiro mi concede il suo contatto, che è impareggiabile e indicibile, perché non ci sono le parole per raccontarlo, non ci sono, ma per me sentirlo non ha l'equivalente di niente. Non ci sono cosce che tengono, non ci sono esperienze straordinarie, non c'è niente che possa essere paragonata a quella cosa lì. Per me non c'è niente. E mi sono detto: non è il modo di reagire, fai il loro gioco, non perché loro vogliono che reagisci così, loro hanno solo quel modo di fare. La Nestlé non esiste. Non esiste la Nestlé, esistono gli esseri umani che ci sono dietro la Nestlé. Questi esseri umani possono spendere come me, come te, come ognuno di noi, la scelta di come vivere quell'attimo presente che stanno vivendo. Hanno la scelta. Se loro hanno scelto di delegare la loro natura a un concetto che li rapisce da se stessi, è una scelta personale, sono fatti loro. Io sono un artista che ha la licenza di vivere e spendo la mia chance per testimoniare questa cosa qui, anche di fronte a un Golia come la Nestlé. Al massimo di quello che puoi fare. Non mi puoi chiedere soldi, Nestlé, perché io non ho una lira. Sono nato senza una lira. Sono senza una lira adesso e morirò senza una lira. Non morirò col rimpianto di dire: avevo tot milioni e rimangono là. No, non avrò quella cosa lì, perché io ho dato tutta la mia vita a questa associazione, tutte le mie ricchezze che sono qui le ho donate all'associazione La Ghianda, perché io di mio non voglio avere niente, non voglio nessun peso, ma tutta la ricchezza che la natura mi ha messo dentro, il talento che mi ha messo dentro, che non è roba mia, non l'ho fatto io, me l'ha messo la natura. Io solo ho preso l'impegno di coltivarlo, come se mi fosse nato un figlio, ho preso l'impegno di accudirlo, di stargli dietro. Ma il figlio, la creazione del figlio non è opera mia, il mio talento non è opera mia, non è: ah, io sono uno sborone, non... mi è stato fatto un regalo. Mi è stato fatto un regalo, sono solo un fortunato, ma non sono l'unico, non sono l'unico. Il creatore fa di questi regali aiosa, perché è la sua natura, ad ognuno di noi, anche secondo i nostri concetti, anche le persone più lontane da noi, che noi consideriamo spregevoli, no? Per cui, tornando alla Nestlé, io ti dico questo: Nestlé, io i marchi li tolgo perché non voglio farti nessuna pubblicità e non voglio confondermi con voi, perché voi state facendo una esperienza umana che è aberrante, è disumana, per cui non vi voglio fuori dalla vita mia e del monumento dedicato alla pace. Ci eravate entrati per caso. E invece di apprezzare questa cosa, avete fatto i difficili.
Per cui, ironia del destino, io vi metto fuori. Ma se un giorno voi smettete di fare le cazzate vere, non queste cose qui che sono dei divertimenti, sono dei giochi, sono veramente i romanticismi della vita, questi, invece le cazzate che fate voi, se smettete di farle, io vi riprendo dentro. Perché si può sbagliare nella vita, si può sbagliare. Perché la Nestlé non è l'unica istituzione o corporation che sta facendo delle cose aberranti, è in compagnia purtroppo di una marea di compagni di merende. Ma questa balla, questa atrocità, questa disumanità va avanti da migliaia di anni ed è giunto il momento di dire basta, 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 io dico basta, tu e come te e le altre corporation da adesso in poi io farei in modo di tenerle fuori. La pace va preservata, va difesa dalle cazzate. Anche a questo servono i cazzi, a dire ad ogni respiro ci sono delle cazzate che te lo vogliono disturbare, che te lo vogliono appesantire, che lo vogliono aggravare. Difendilo. Difendilo con cosa? Con l'arma della tua attenzione. Guardalo. Guardalo negli occhi, ha degli occhi. Quel sentimento che è dentro di te, guardalo, guardalo, e tutto quanto, paf. E poi te ne accorgi da solo di che cosa succede. Per cui Nestlé, adesso io ti mando fuori dai coglioni e non ti voglio più vedere finché tu non dai una risposta vera, concreta al fatto che ti sei ravveduta e l'organizzazione che hai messo su, che è sicuramente notevole, invece di lavorare e fare delle cazzate, lavora e fa delle cose buone, perché a questo serve la vita, a condividere cose buone, perché quando tu individuo singolo che lavori nella Nestlé morirai, le maglie della vita che sono molto larghe ma che non gli scappa niente ti fa vedere le cazzate che hai fatto e non potrai mica scappare, non potrai mica andare con la tua intelligenza o con i tuoi escamotage e salvarti il culo, non te lo salvi, non te lo salvi, per cui stai fuori dai coglioni, se ti ravvedi rientri dentro e io e i miei soci ti accoglieremo a braccia aperte. Oppure, se vuoi fare il figlio di puttana come tu sei adesso, e dico questa cosa per non dare l'impressione che io ho tolto i marchi perché ho paura della causa della Nestlé, fai quello che vuoi Nestlé, io di te non ho nessuna stima, ti ho tolto perché mi fai schifo per come ti sei comportata da tanti anni fino adesso, mi fai schifo, compresa la lettera che hai scritto a me, però ti do il beneficio dell'errore. Di ravvederti, se tu ti ravvedi, ok, oppure se vuoi fare il furbo, vuoi fare finta di essere ravveduto, ti posso mettere dentro solo se tiri fuori una paccata di soldi in modo che io possa realizzare i tre Colossei dove il monumento alla Davida, il monumento alla pace che è la Davida sarà realizzato e questa cosa qui creerà una prosperità che sarà in grado di sanare tutti i malefici che voi avete fatto. Almeno iniziare un po', per cui la vostra furberia di rifarvi una facciata la posso anche accettare, pur non credendoci, purché diate i soldi per fare questa cosa qui. Ma se state fuori dai coglioni, è solo la gente che si può affezionare, fa questa cosa, ancora meglio. Ma soprattutto non mi sto neanche a preoccupare, perché questo progetto è nelle mani di Dio. È nelle mani di Dio che, grazie a Dio, è ateo, non segue nessuna religione. È proprio come me, non segue nessuna religione. Rispetto per le religioni, per quello che ognuno crede, ma non ce n'è bisogno per avere un rapporto diretto con lui, perché è perfetto. Lui è perfetto. È perfetto. Per cui io ho finito, vi ringrazio tutti e andiamo avanti e vediamo cosa succede. Tutti i giorni io probabilmente farò un messaggio, dirò delle cose, farò un diario quotidiano, con live però, per cui grazie a tutti per l'attenzione, vi bacio.
sia dal profondo, sia dalla metà, sia dalla superficie del mio cuore, perché il cuore non puoi dividerlo, è immenso, è onnipotente, è onnisciente.